Francesco, ci presenti la tua nuova amica? Sì, questa è una falena atlante, chiamata anche Attacus Atlas. È una delle più grandi farfalle del mondo. È una farfalla notturna, chiamata anche falena cobra, perché la punta delle ali sembra una testa di un serpente. E secondo alcuni serve per, come deterrente contro i predatori. È una farfalla, una delle specie che vengono ospitate qui al museo in queste settimane, in occasione della giornata della biodiversità. E niente, questa è nata oggi nella casa delle farfalle di Bordano in Friuli, con cui appunto il museo collabora, e l'abbiamo portata qui perché insieme alle altre centinaia di farfalle che in queste settimane possiamo vedere volare all'interno della bellissima serra del museo.